Il teatro di Meano riapre dopo la presentazione della stagione del teatro di Pergine, ora quella del teatro di Meano, che il Comune di Trento ha riassegnato in gestione ad Aria Teatro per altri 5 anni, 5 stagioni, in cui vogliamo sviluppare un progetto di residenzialità artistica per tante compagnie locali ed anche di ospitalità di importanti nomi da fuori provincia. La stagione di quest'anno appunto si articola fra alcuni spettacoli che hanno provato all'interno di questo spazio che si presta molto alla creatività dei nostri artisti e alternati a grandi nomi della scena nazionale come Marco Baliani, come Marta Cuscunà e ad alcune produzioni di Aria Teatro come Bye Bye Blackbird o il nuovo spettacolo su Segantini. Il tutto sarà anticipato da due eventi per festeggiare anche questi nuovi 5 anni e per ridare fiducia alle persone a ritornare in questi spazi che creano socialità, creano relazioni che quindi sono fondamentali anche per uscire finalmente dalle nostre case e riportarci al contatto con la cultura, con lo spettacolo, ma soprattutto con la relazione tra le persone. Quindi due eventi, il 25 settembre e il 2 di ottobre, a ingresso libero e gratuito. In cui ci sarà musica, ci sarà festa. Il tutto poi si amplia con le solite collaborazioni come quelle con la compagnia amatoriale di Meano, il team che presenta la sua stagione di 6 appuntamenti, appuntamenti musicali, il teatro ragazzi con altri 6 spettacoli per i bambini e per le famiglie e la novità di quest'anno anche un cineforum a tema ambientale. Questo meraviglioso istante è il titolo della nuova stagione che si apre al Teatro di Meano, un teatro che con ostinazione torna ad essere in presenza e all'interno nei luoghi della cultura. È un meraviglioso istante perché certamente quest'estate abbiamo potuto vivere queste splendide occasioni, perché la cultura è questo che ci offre, è la possibilità di ritornare a vivere insieme, a creare relazioni, a interrogarci del nostro presente e soprattutto del nostro futuro. La cultura ha un potente strumento per farci crescere collettivamente e anche dal punto di vista individuale. L'augurio dell'amministrazione comunale di Trento è appunto che queste porte che si spalancano, ritornano ad essere aperte, possano non chiudersi più e ci siano tante occasioni per tutti, dai più piccoli ai più grandi, per vivere queste occasioni di crescita culturale comune.